Hey là ragazzi, saluto a tutti, bentornati con questa nuova parte su Paper Mario The Origami King. La scorsa volta abbiamo battuto Duccio Astuccio. Lo so che fa ridere come cosa, come situazione. Credo che fosse il secondo boss del gioco, adesso non so bene come possano funzionare quei boss perché qualche parte fa abbiamo sconfitto il cartomagno della terra, adesso abbiamo sconfitto Duccio Astuccio, che non ci ha dato niente adesso che ci penso. Cioè, il cartomagno della terra ci aveva dato il potere appunto per muovere la terra o comunque per controllare la terra. Duccio Astuccio non ci ha dato niente se non il liberare il nastro rosso. Quindi probabilmente tipo il cartomagno della terra è più un mini boss e Duccio Astuccio è più un boss vero e proprio che sono quelli che tengono sotto bada i nastri comunque. Ora, che cosa devo fare io? Devo andare qua perché abbiamo liberato questo pezzo. E adesso possiamo fare. E però c'era stato detto, guarda, possiamo andare al Monte Autunno perché adesso dobbiamo liberare il nastro blu. Solo che non voglio liberare il nastro blu, o almeno penso che prima debba fare altre cose. Ovvero voglio sicuramente andare un po' indietro a cercare robe che non ho preso prima. Ce l'avete fatta, mi avete liberato. Per ringraziarvi vi posso portare in cima al Monte Autunno, vi va? Non vedo l'ora di rimettermi i comandi alla funivia. No. Proprio devi sentire, ti dico bene Mario, perché il nastro blu sembra proseguire in quella direzione. Ma non adesso, ho un passeggero in attesa, quindi fatemi sapere se volete salire o no. Volete salire? No. Ah, è quel tizio lì dentro? Ma che cacchio è? Serve altro tempo, nessun problema, non fateci aspettare troppo, ho un passeggero in attesa. E che vuol dire? Uno devi farne di giro? Cioè, fa un solo giro questo? Qua mi ha suonato tra l'altro il robo dei Toad. E questa roba dei vasi, poi me l'avete detto anche voi, infatti io voglio tornare indietro per questo. Che un paio di giorni avrei messo le radici. Sti Toad nascosti sono veramente nascosti. Me ne avete detti alcuni, quindi vi ringrazio per questo. Perché comunque magari se me ne perdo qualcuno che non vedo in editing, magari ci siete voi a dirmelo. Quindi vi ringrazio. È quello che faremo. Voglio tornare un attimo indietro perché tra l'altro, se non ricordo male, c'era. A parte che adesso abbiamo anche il campanello Toad per trovarli. Però se non ricordo male, possiamo andare dal Toad che era rinchiuso nel nastro. O nella casa. Se non ricordo male era da questa parte. Goomba, lasciami stare perché ti massacro. Qua c'è qualcosa? Ah, ok, vabbè, coriandoli. Qui. Esattamente qui. Avremo questo tubo che probabilmente è una scorciatoia per arrivarci. Mi suona anche un coso. Centro di ricerca, aspetta, fammi vedere, non è che è qua dietro. È qua dietro. Quindi anche i cartelli. Per fortuna che c'è quel robo lì del Toad. Del segnalino. Avrei dovuto saperlo, grazie mille. Ok, fammi vedere qua dentro. C'è il campanellino dei Toad perché sennò è un po' tipo trovare i Korogu. Ok. Stupendo, mi hai trovato Mario. Se l'assistente affidabile che vado cercando da tempo fossi proprio tu. Vedi, sono il ricercatore capo qui al centro di ricerca. Sei da solo, credo. Sviluppiamo tecnologie per rilevare ogni sorta di cose che di norma sono difficili da trovare. Ok. Tecnologia dei sensori cambierà il mondo. Stiamo smontando ogni convenzione e sovvertendo tutte le meccaniche di gioco più ostiche. Cosa? Dato che hai dimostrato una certa attitudine a ritrovare i Toad, ti permetterò di testare la nostra ultima invenzione, il Radar Toad. Permette di scovare i Toad nascosti senza fare una piega. E che me ne faccio? Radar Toad? Eh sì, salta dentro il tubo e ti darò una breve spiegazione. Ma scusa, c'ho già il campanellino. In che senso? Vuoi fare una prova? Fai vedere. Scusa, non ho già il sonaglio per i Toad? 1-2, 1-2, prova, mi senti Mario? Sì? Lascia che ti guidi in un piccolo test del Radar Toad. Oh cacchio. Dispositivo che è sulla testa, come potrei già aver intuito, è il Radar Toad. Me l'hai detto 6 volte. Sensore rotante scansionerà l'area e ti segnerà eventuali Toad che sono nelle vicinanze. Lo sento. Sta vibrando la parte destra del Joy-Con, qua del gamepad. Cacchio. Più ti avvicini a un Toad, più intenso sarà il segnale. Se pensi di averlo aggiunto, dovrai avere la martellata davanti a te per riprendere il Toad. Ok, la batteria si esaurisce. Quando la batteria si scarica non funziona, per cui usala con oculatezza. Ok. Oddio.
Trovi tutto nascosto prima che la batteria si esaurisca. Ho capito. Quanto si esaurisce? Al di qua. Raga, cioè, non è. In realtà non è molto utile. O almeno sì. Però una volta che capisci bene o male la meccanica. A uno, vabbè. Vedi? Cioè, una volta che capisci la meccanica, che i Toad sono i funghi o comunque tutte quelle robe lì, non serve a niente. Poi, vabbè, questo effettivamente è un regalo che ti fa il gioco. Pensando che magari tu non hai già comprato il. Aspetta un attimo, perché. Ce n'è uno qua. Pensando che magari tu non hai il comprato il super radar lì, come che è il campanellino. No, raga, non lo vedo. Ce n'è uno da questa parte. Oh. Ma che ci sono sopra? Tutto. Dai, muoviti. Ecco, tipo qua è già più incasinato, effettivamente. Però vedi, il campanellino mi dice dov'è. Dove sono. Un altro. E il terzo era di qua. Di qua. Vabbè, dai, mi ha dato anche dei soldi. Che in realtà non me ne faccio niente. Sì, ok, il test è stato un successo. È il cacchio. Devo ammettere che è andata benissimo. Io spero che non ci sia quell'erba così con, da trovare dei Toad. Se me l'ha messa qua va bene, però. Sono ancora tanti Toad indifesi da scovare. Va bene, grazie. Ripeto, è un po' inutile, però. La batteria si esaurisce e puoi ricaricarla con uno specifico caricatore. Tuttavia, per usarlo servirà una piccola donazione in monete. Ma li urtaci tu, ma tientelo! Continuerò le mie ricerche qui, ci sono ancora tante meccaniche tradizionali. Me le tipo vendi adesso? No. Al momento non funziona, si è inceppata la carta. In un mondo di carta. Ok. Ah, aspetta, non è che devo ricaricarlo lì. Cioè io devo venire qua ogni volta per ricaricare quel robo quando si scarica e devo pagare? Sa che qui qualcuno non lo utilizzerà molto spesso quel robo. Oh no. Ok, un tesoro. Dato mi avete detto, guarda, hai saltato un po' di tesori, ma non ti preoccupare. Ok. Probabilmente, tipo, abbiamo saltato una zona in cui ritorneremo più avanti. O almeno son quasi sicuro che molte zone ce le faranno ripercorrere. Questo dove mi porta? Questo tubo? Al borgo. Buono. Devo venire qua io. Devo venire qua perché volevo vedere innanzitutto qua il negozio se hanno dei robi in più. Effettivamente hanno dei robi in più, ma non mi servono. Va bene, grazie. Se hanno le scarpe lucenti, il martello lucente, ma in teoria già li abbiamo. Poi volevo fare un'altra cosa che mi avete detto che aspetta, dovrebbe star là sopra, mi pare. Scusa, wow, sei proprio tu. Cosa? Ti ricordi di me? Sono il Toad del laboratorio bellico. Mi hai salvato qualche tempo fa? Sì. Brevemente hai salvato il mio bellissimo laboratorio. Mi ribellerei se. Mi ribellerei? Vabbè, questo sta parlando a casa. Ti aspetto dentro quando vuoi fare una prova. Sì. Ho un po' paura, però. Sì. Mi avete detto un'altra cosa di. Appunto del Borgo Toad che. Mi ringrazio, perché appunto non me ne ero accorto. Poi l'ho rivisto bene e effettivamente non me ne sono accorto. Benvenuto al laboratorio bellico. Ora che siamo sotto assedio, pare che questi mostri ripiegati penso che la mia attrezzatura possa esserti utile. Ok. Macchine costruite con le tecnologie avanzate, frutto dell'ingegneria più sofisticata. Senti la musica? Tra l'altro vedo, cos'è? Quelli due schermi lì del computer sono sopra delle Wii U. Shikamaru, devi portarteli da casa purtroppo. Ah, scusa. Ok, regalino. Buono, one up. Sai come usare quell'affare, vero? Te lo porti appresso, sei sostenibile, va bene, che non me ne frega niente.
Voglio capire qua cosa. Cos'hai? Macchina per i martelli. Ah, beh, ok. No, no, ho capito. Ho capito. Pensa a te. Qua in pratica ti alleni. Lì ti alleni con i salti. Qua ti alleni col martello. E dove sono io ti alleni con le difese. Per le parate. Va bene. La macchina serve ad allenarsi con gli anelli dell'arena. Carino. Cioè, praticamente questo è tutto un allenamento. Cioè, non ti vende roba importante. Pensavo di sì. Va bene, va bene. Oddio, aspetta. Si possono fare gli allenamenti. Tipo, c'era 10 anelli e a tempo. La macchina è pronta per te, ma la vera domanda è se tu sei pronto per lei. Ebbene, si trova di fronte al non plus ultra delle tecnologie per la realtà virtuale, simulatore boss Tronic. Ok, con dei boss. Ok. Non lo so, quella roba degli allenamenti con le sfide mi sembra. No, per adesso non li voglio usare. Però mi sembrano robe che possono dare degli achievement. O degli achievement o dei trofei comunque. Quindi ci tornerò. E le proverò. Però adesso io voglio andare nella casa qua sopra. Perché appunto mi avete detto: guarda, ti sei dimenticato un pezzo. C'era una finestra. Dove sta sta finestra? Sì, era qua poi, aspetta. E mi sa che ho sbagliato zona. No, non era qua, infatti, vedi. È stato bello finché è durato. Ho guadagnato anche qualche moneta. Ah, perché lui giustamente era quello che era. Era rimasto tipo incastonato nel. Ok. Era rimasto. Adesso è tornato il proprietario. Siamo aperti finalmente. Cosa ti do? Niente. Grazie. Cioè, la tisana tartaruga sì, è buona, però se la fa solo per un tempo. Per un tempo limite. Ma questo? Oh, aspetta. Ma c'era anche prima? Cioè, potevamo farlo prima questo? No! Ho capito qua dove siamo. Buono. Buono. E io cercavo di raggiungere quel Goomba là sopra, infatti. Che non capivo come prendere. Ciao, amico. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Cacchio, io lui volevo. Due. Come on, boys. Tre. C'era uno sniffit. C'era uno sniffit. È uno sniffit. Guarda, ti risparmio i dettagli, ma sappi che io sono uno sniffit e stavo dentro quel Goomba. Ho visto. Non ti puoi davvero immaginare come me la sono passata là dentro. Ma è vuota in realtà tanto. Prendi questo e cerchiamo di andare. Buono, grazie, ottimo. Quel grano non è niente di che, è solo un ninnolo. Questa casa è spettacolare, è stata costruita con i sudati risparmi guadagnati vendendo i coriandoli. Si vendono i coriandoli? Volentieri, cacchio. Quanti ne vuoi? Senti che tu, Mario, questa quiete nell'aria? È come se non ci fossero più in giro mostri troppo cresciuti desiderosi di mangiare edifici e noi. Quindi abbiamo pulito. Buono. Abbiamo ucciso tutti i Goomba giganti. Puoi venire qua dentro perché se non sbaglio c'è un. Niente. Infatti, vedi. Posso sfondarla sta porta? No? Posto, come l'ho detto. Visto? Poteva essere il mio modo per entrare. Per prendere quel tesoro. No. Ah no, cacchio, lui mi vende i coriandoli. 300 monete per dei coriandoli, ammazzati. Ladro. Ma cosa sto sniffit? Ma vado a sniffare i coriandoli, va. Il posto che dicevo io mi pare che fosse questo a sto punto. Mi avete fatto notare, guarda che c'era una finestra aperta, non qua, forse nell'altra stanza. Guardala lì. C'è quella finestra aperta. Ok? Quindi se io in teoria provo a salirci, magari mi porta da qualche parte, vediamo. Sì? Va bene. Oh. E questo? Ciao. C'è qualcuno qua?
Posso fare qualcosa? Ciao? Sarà talpa? Sì. Sono pronto e tu? Sei pronto tu? Ho desiderio da collezione, mi raccomando, un segreto. Sì, ok. Astuccio di pastelli. Sì, 698 monete. Ah, Duccio! È Duccio Astuccio! Grazie, amico. Ma che è sto drogato qua? Vabbè. Grazie, amico. Non chiamerò la polizia perché mi hai fatto un favore. Forse. Spero che quello poi non lo trovi in giro. Cioè, che sia esclusivo di lui. Se non sbaglio, qua mi avete detto anche... Ecco, tipo qua c'è un Toad. Per attivarlo. Io l'avevo capito che c'era un Toad lì. Perché comunque un vaso vuoto su 4 fa un po' strano. Però non avevo capito che potevo andarci anche da sotto ad attirare il vaso. Perfetto. Quindi quello ce lo siamo tolto. Poi, se non sbaglio, ce n'è un altro molto indietro. Che è nella zona dove c'era il... A parte che adesso appunto abbiamo il sonaglio, quindi sappiamo dove sono. Però c'era un blocco invisibile che si possono, cioè in realtà non si vedono, però si possono vedere, nel senso con un po' di intuito. Non so se poi magari in futuro ci daranno anche un cerca blocchi invisibili. Spero di sì, perché sennò è davvero difficile. Però alcuni sono abbastanza difficili da trovare. Mi hanno rifatto questo minigioco. Ok, quindi se vi scordate per sbaglio una cosa potete ritornare qua dopo un po' e rifare il minigioco, va bene? Meglio così, perché se avete solo una possibilità che non lo sapevate è un casino dopo. Fatemi vedere se mi ridà la stella per... ok, perfetto. Allora, con la stella, e adesso appunto l'ho visto dopo, però con la stella potete andare, oltre che a prendere quel tesoro lassù nello scrigno, potete passare anche da questa parte, che c'è un blocco invisibile qua. Ok, questo l'ho visto dopo perché effettivamente c'è il quadrato con il blocco. Non so se ce ne sono altri. Comunque bisogna sempre anche guardare nella mappa, perché qualcosa effettivamente manca. Quindi non so se è fattibile tutto adesso, però magari preferisco tornarci. Anzi, provo ad andare a controllare adesso. Oh, l'ho visto. L'ho visto. Non era neanche l'ultimo? Maledizione, comunque si vedono i blocchi. Si vedono abbastanza. Non so se sono tutti così visibili. Spero di sì, perché almeno non serve nemmeno un cerca blocchi invisibili. Perché se hanno il quadrato, se vedi un quadrato un po' strano lì, capisci che. Però non l'ho finito. Non l'ho finito. Mi manca, credo, un tesoro da collezione, perché credo che vada a 33 alla volta. Quindi manca l'ultimo. Mancano dei Toad. E manca uno o due blocchi. Non lo so quanti blocchi, punti di domanda. Quindi non è ancora finito, comunque. Però l'ho esplorato tutto. Sono tornato proprio nel punto di partenza. Non c'era niente. Ok. Probabilmente è come dicevo io, che bisognerà tornarci poi in futuro. E la mare, sono io, il Toad che è salvato di fronte al Tempio della Terra. Entra per il negozio apposta per te. Non mi ricordo. Non mi ricordo di te. O forse sì. Un attimo che mi sta laggando tutto. Ci sono? Qua vedo già uno strappo innanzitutto che ci servono. Con questa sono due volte le volte in cui mi hai salvato. Sono due le volte che mi hai salvato. Spero bene che tu non debba ripetere questa performance. Lo spero anch'io. Cioè, mi hai salvato in che senso? Strappi riparati. Buono. Convenienza, cortesia, qualità. Ti sono degli accessori. Forse ho capito allora chi è. Spiracoriandoli buono. Sì. Cacchio, una rottura di balle. Aspirare i coriandoli ogni volta. Cioè, aspirarli, in realtà no. Ricordati di equipaggiare col più. Ok, subito. Più che altro perché voglio vedere quanti ne posso equipaggiare. 6. Sono a 6 equipaggiati. Vabbè. Oh, guarda, ne puoi equipaggiare giusto un paio. Sono a 6. Vedo un po' lei. Raga, sto passando adesso nel sotterraneo. Questo non era colori e non c'era Bowser. Sto passando qua nei sotterranei perché ho visto che ho dimenticato un blocco. Un blocco invisibile. Ma quei cosi non ci sono. Sto facendo attendere perché sono scemo. Quei cosi non c'erano. Questo non mi ricordo se c'era. Questo non mi ricordo se c'era. Sta succedendo qualcosa di strano qua dentro.
Ne sono sicuro, non c'erano quei graffiti. Effettivamente il sotterraneo è graffiti. Però chi è che li ha fatti? Bowser? E guardate bene, qua c'è questo blocco che in realtà era capibilissimo che fosse lì. Ok. E in tre abbiamo completato al 100% questo pezzo? Sotterraneo graffiti al 100%. Buono. Uno in meno. No. Raga, c'è un Toad. C'è un Toad qua in giro. Qua dentro? Non è vero, ma cosa ci fa? Ma chi l'ha visto? Grazie per essere un collezionista così sfegatato, Mario. Ma pensate, ecco dov'era. Me ne mancava uno, ho detto, ma dove cacchio è che sto girando la mezz'ora? Questo non mi vende niente. No, questo mi vende un trofeo, aspetta un attimo. Prego, prego. Questo mi vende un trofeo. 3.000 soldi, buono, bene. No, no, ma li abbiamo, per carità, però. Va bene. A posto. Comunque. Ok. Ah, era tra l'altro uno dei tesori che mi serviva. Scusa, come stiamo messi qua? Mancano i blocchi. I blocchi invisibili. Che quello è il problema maggiore. Guardalo, 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 guardalo. Guardalo il maledetto. Io vi troverò tutti. Vi troverò tutti. No, raga, questo non l'ho visto. No, raga, questo non l'ho visto. Ma da dove è uscito? Vabbè, ok, completato, sì, ma da dove è uscito? No, ho saltato a caso, giuro. Non c'era nessun riferimento per terra. Sì, ma raga, ma me ne mancano. Sono al 58%. Cioè, mi ha dato 8% a trovarne uno. Quanti cacchio me ne mancano? No. Era introvabile. Come faccio? Aiuto. Raga, io spero che ci sia un qualcosa per trovare i blocchi segreti. Cioè, pensavo che non fossero veramente invisibili. Eppure lo sono. Quello era invisibile. No. Qua c'è un Toad. Ok, l'ho visto. Non so come ho fatto a non vederlo prima. Siete che le mie urla disperate ti sono arrivate per via telepatica. Forse ho un futuro nel mercato del paranormale. No, no. Forse è un futuro nel mercato nero. Raga, mi suona. Ah, lo vedo. Ma come faccio ad arrivarci lì sopra? Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Posso far così? Posso far così? Easy! Let's go! Buono, mi hai trovato. Stavo quasi per segnarmi che è restare da solo per l'eternità. Ci è mancato poco. C'è anche uno strappo strambo. È un blocco. Più di così, buono. Buono. Ottimo. C'è un Toad. Sei qui dietro, Toad. Sei qui dietro, Toad. Vieni qua. C'era un blocco invisibile, che in realtà non era invisibile, ma è un blocco interrogativo, che stava svolazzando in un punto di qua. E adesso vorrei trovarlo, tipo. Non mi ricordo però dove bisogna scendere. Forse dal di qua bisogna scendere. Infatti mi sa che adesso mi ci butto, anche perché mi segna anche un Toad. Non vorrei che fosse tipo un 2x1 lì. Proviamo? Proviamo. Anche perché è rotto. 2x1. Colpo di scena, sono il primo Toad a uscire da un blocco interrogativo. E sei forse l'ultimo, spero. C'è un Toad anche qua. Scusa un attimo. Devo pescarlo forse? Mi direi che devo pescare un Toad, hai bisogno di altre lezioni? No, no. Voglio capire come. Ora non fartelo scappare. Oh mio Dio. Cioè, aspetta un attimo, non mi stai dicendo che tutti sti pesci sono dei Toad? È impossibile. Nel senso, spero non sia così. Raga? Raga, c'è qualcosa che non va là. Quel pesce è shiny. Guarda, guarda. Lo sapevo! Lo sapevo che mi dava un tesoro! Bastardi! Bowser piegato! Cacca, come tirava! Tutti i tesori in questa zona di pesca. Buono. Buono, buono, buono. C'è altro? C'è altro che possiamo fare? Oh, 166. Basta. Questo è il più grosso che ho pescato. C'è il Koopa là dietro che sta tipo facendo mio, 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 mio.
Finito di pescare. Vedere se mi dice qualcosa. Questo non è l'unico posto per pescare. Quello che hai imparato potrà essere utile altrove. C'è un pesce in particolare che mi fa diventare matto da anni. L'ho soprannominato il Colosso. È l'unico pesce che non ha un suo nome, talmente grande che forse ha anche una casa vera e propria da qualche parte sul fondale. Se mai riuscissi a pescare, potrei venire qui da me a raccontarmi come hai fatto. Quindi potrebbe non essere qua, effettivamente. Mi mancano altri blocchi punti di domanda, ma quelli non posso cercarli. È veramente difficile, senza un qualcosa per trovarli. Non abbiamo altro da esplorare, mi pare. Quindi direi che è tipo un saltino. Qua non c'è niente. Un saltino al monte autunno. Ma sì. Volete salire sui fini e andiamo. Come mai questo ritardo? C'è stato un inghippo? Va tutto bene là fuori? Un attimo. Sì, grazie, sto solo aiutando questi ultimi passeggeri. Ora verso il monte autunno, buon divertimento. Allora, io se fossi un tizio che sta aspettando di partire, aspettare un'ora e mezza, che io ero qua un'ora e mezza fa, ok? È da un'ora e mezza che giro tutto il posto. Aspettare un'ora e mezza, sembra un po' esagerato, ecco. Wow, che spettacolo! Monti uguali. Siamo così in alto, il panorama è così vasto, le montagne sono così grandi. Vedi anche tu, Mario? Montagne di qua, montagne di là, montagne da tutte le parti. Perché nessuno mi ha detto che il mondo era così bello? Oh! Cos'è la prima volta che esci di casa? Raga? Stavi dormendo, scusami tanto, non volevo svegliarti. È che sono così contenta. Raga? Forse stiamo entrando nel mondo di Paper Mario. Il mio amico Mario e io siamo in missione. Stiamo seguendo un luogo. Un lungo nastro blu. E tu cosa ti porta a bordo di questa funivia? Io sono Bobomba. E questo è tutto quello che mi ricordo. Sai cos'è una perdita di memoria? Sì, come si chiama? Aritmia? Amnistia? No, non mi ricordo. L'aritmia forse è un'altra cosa, però vabbè. In qualsiasi modo si chiami, io ne ho avuto una bella grossa. Perciò sono in viaggio per cercare di ricordare. Beh, tutto quanto. Dov'è casa mia? Qual è lo scopo della mia vita? Eccetera, eccetera. C'era proprio una voglia lui. Non so se sono davanti. Una voglia. Hai avuto un'amnesia. Hai perso tutti i tuoi ricordi, poverino. Se non, proprio gliene frega un sacco lui. Ho un'idea. Perché non vieni con noi? No, non viene sicuro. Possiamo aiutarti a ritrovare i tuoi ricordi e a farne tanti altri nuovi lungo la strada. Che ne dici, Mario? Non sarebbe bello se venisse con noi? Sarebbe Paper Mario, in teoria. Wow, dici sul serio? E adesso come vi dico di no? Cioè, voglio dire, è molto gentile da parte vostra. Non ho neanche una mossa speciale, vi sarei solo di impiccio. Se non sbaglio, appunto, in teoria Paper Mario, comunque, era carino perché aveva un sacco di personaggi che sviluppava, personaggi secondari che aiutavano Mario, appunto. Questa cosa un po' anche in Super Paper Mario forse, anche se lì c'erano i tipo Manolo, Bombolo, quelle robe lì, era un po' stata sostituita, non erano molto ben caratterizzati, ecco. Qua non ci sono, cioè almeno non ci sono state fino adesso, se lui si aggiunge potrebbe essere già un qualcosa. Vi sarei solo di impiccio. Ognuno aveva delle mosse speciali, appunto. Cioè, magari potresti convincermi, se proprio insistete, ma va bene come l'ho detto. Hai ragione, meglio se viaggi da solo. Scusa il disturbo, buon viaggio. Mazza, oh, che serietà. Aspetta. Si sta avvicinando. Vedete, già si capisce, no, che tipo è. Ehi, la tua offerta è ancora valida? Sai, ecco, quella cosa di venire con voi. No, perché ecco, ci stavo facendo un pensierino sul venire con voi in missione. Tu, con quei baffi, quella M sul cappello, ti chiami Mario, giusto? Non so perché, ma mi suona familiare, l'aria di uno con un sacco di esperienza in avventure del genere. Insomma, posso venire con voi? Per favore? Evviva! Oh, guarda, la cima di quel monte è tutta rossa, deve essere proprio il monte autunno. Ha ragione, gli manca solo un cartello in fronte con scritto autunno e poi siamo a posto, deve essere proprio quel monte. Non ha una fronte. Vabbè. Allora, fra poco siamo arrivati. Non vedo l'ora di sgranchirmi le gambe. Sempre ammesso che ce le abbia. Da qualche parte. Ai piedi. Beh, lei non ce le ha i piedi anche. Ora che siamo. Ah no, aspetta, cacchio, è vero. Lei non ha i piedi e te non hai le gambe. Potreste fare un mix.
Ora che siamo compagni d'avventura, permettete che mi presenti come siete. Mi chiamo Bubomba. Malgrado il mio aspetto, mi sa che non ha solo l'amnesia, comunque. Ha anche problemi di perdita di memoria un po'. Malgrado il mio aspetto, prometto di non essere una palla al piede, Mario. Anche per te, signorina fluttuante. Chiamo Olivia, piacere di conoscerti. Ok.